Ragazzi, non è di questo video, ma un giorno in futuro il buon Edo mi ha detto che dovrò sedermi su questa moto. E dopo questo video non so se ci saranno altri video sul canale del Toto. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo in questo momento VR corse dal buon Edo. In realtà in questo video, ragazzi, avete visto dal titolo che voglio spiegarvi i costi che bisogna affrontare per fare una giornata in cross. Siccome un po' di voi me l'hanno chiesto, il mondo dei motori è molto costoso, però secondo me per girare in cross a livello amatoriale non si spende un cavolo, ragazzi. Uno dei primissimi costi affrontare durante una giornata di cross, come mi stava facendo notare il buon Edo, è la benzina. Non tutti ce l'hanno gratis, come a mio cugino Mazzuoli che c'è qui. Secondo me con 2,5-4 tempi 20 euro di benzina vi possono bastare per una giornata. Sei ubriaco. Molti meno. Molti meno, infatti. Tanto finché non dai gas. Quindi noi non siamo inclusi in questa cosa. Non consumi niente, praticamente. Ovviamente ho escluso dalla partenza l'avere una moto. Varia un sacco il prezzo se è una moto usata o nuova. Però l'accessorio principale da prendere quando si va a girare in cross, ovviamente, è il mezzo per trasportare la moto. Che nel mio caso, perché sono molto budget e molto principiante, il carrello, con diciamo 600 euro la cavate benissimo. Io l'ho comprato usato, 600 euro. L'assicurazione non c'è sul carrello perché in realtà è già con la macchina, quindi col gancio, quando avete il gancio è già compresa. Se no, un furgoncino attrezzato con il parquet e basta per partire. Secondo me vi basta e avanza avere un carrello del genere. Oggi pista nuova, siamo a Crotta d'Adda. Allora, vediamo qui quant'è l'ingresso, di preciso non lo so, di solito si aggira tra i 20 e i 30 euro. Ah giusto ragazzi, in ogni pista poi ci vuole la licenza, ricordatevi, varia poi ovviamente se la fate amatore o pro. La licenza amatore siamo sui 140-150 euro, come costo c'è da aggiungere ovviamente anche questo. Costo ingresso pista 25 euro, ne aggiungiamo al conto, poi facciamo alla fine un bel recap per vedere quanto abbiamo speso in totale per questa giornata. Ma ora che ci siamo cambiati, parliamo di attrezzatura. Allora, stivali, trovate una buona offerta, stivali su 200 euro, ginocchiere, tutori, come quelle che sta usando tipo Edo, quante pagate? Le nuove costano 500 euro. Le sue già costano 500 euro, però io vi dico, io ne ho prese molto più basiche e le ho pagate 200-250 euro anche quelle. E poi ovviamente tutto il completo, che lì va, ragazzi, variano dal modello, il tipo, eccetera eccetera. Lasciamo stare sempre le attrezzature, quelle che hanno già un po' tutti, quindi il casco, guanto, mascherine. Non facciamo troppo i precisi, non entriamo proprio nel dettaglio, ma analizziamo proprio i costi più fissi del motocross, ecco. Microfono dentro il casco finalmente, per potervi parlare anche intanto che faccio cross. Ricordatevi di mettere sempre grasso catena. Quindi primi giri di adattamento, si entra piano e si vede com'è fatta la pista. Oppa, mi devo ricordare di non urlare, sennò vi assordo. Non ho mai guardato nemmeno un video su YouTube di questa pista, quindi non ho proprio idea di come sia. Attenzione, qua un primo salto. Pian piano, che non so quanto sono lunghi. Lascio passare dietro. È dentro! È dentro! Preciso! Un po' larghino, perfetto, geometrico. Potremmo anche accodarci in realtà, perché almeno vedo loro che saltano e so che è un salto e non è uno scrub. Attenzione, qua vanno piano. Vanno piano, boh, non si sa perché. Ah, stanno chillando anche loro. Dai, vai, che sennò mi spari tutto addosso. Comunque, far cross e parlare, ragazzi, è difficilissimo. Facciamo passare Roby. Vai, Kiko, vai! Dietro il 4,5, ragazzi, stateci lontani perché vi sparano dentro delle secche. Allora, il primo già sono andato lungo, non me l'aspettavo, non mi ricordavo che era corto dei due. Attenzione, un Edo Mazzuoli incazzato mi supera così. Aia, i sassi in faccia, Edo. Sta tutto in piedi, siamo in piedi anche noi. Tutto in piedi, si siede qua. Dentro, oh, andava via davanti come al solito. Adesso qua mi sparerà in faccia di tutto. Aia, porca male! Dentro, dentro, dentro!
cazzo non sono riuscito. Madonna che proiettili che arrivano in rettilineo. Devo farmi una pettorina. Aia porca. Che male. Ma fa culo. No, devo sorpassarlo. Via. Esco un attimo. Come cazzo si esce da qui? Ho sbagliato tutto. Sono uscito dall'entrata. Tanto non c'era nessuno. Sorry, I'm Italian. Bella però, mi piace come pista. Tac. Ragazzi, petizione per le piste di cross. Questi cazzo di sassi qua. Un madonnamento unico. È andata la moto dritta. Affanculo. Ok. Primi giri fatti. Si formano un po' di break bumps in giro. Però devo dire che sto imparando a stringere abbastanza la moto con le gambe, quindi non mi sto stancando. Gli avambracci ce li ho morbidi. Mi si stancano le mani, nel senso le dita proprio mi fa male. Però quello penso sia le vibrazioni in generale. Si prende qualcosina da mangiare. Ma ti do il 10. Una focaccina piccola, un toast, Bounty, acqua e un tè e per 10 euro circa. Quindi aggiungiamo la spesa. Altre spese importanti da affrontare quando si va a far cross? L'ospedale. No! Cioè, quotidianamente, nella giornata in pista classica, a parte olio, cos'altro ci può essere? L'ospedale. Nient'altro, vero? Cioè, non c'è. Alla fine le gomme, ragazzi, dipende da che gomma è, da quanto vai, dipende da un sacco di cose. Se vai a girare, però, se vai nella sabbia, durano di più, se vai nel duro. Esatto. Invece, quando si va in pista da strada. Ah. E scordiamocelo. Infatti, ragazzi, Edo che è ricco, gira in moto. Esatto. E non corre perché è talmente ricco. È che... talmente ricco che c'è da buttare. Vabbè, butta. Se fossi ricco e tranquillo che qualche gara la farei. E non sarei a girare col cross con te. Questo però è il bello del cross. In realtà, al di fuori della spesa iniziale della moto, bene o male, nella quotidianità non costa tanto. Se chi sta guardando questo video sogna di diventare pilota di motocross, cioè comincia a costicchiare anche il motocross, perché devi stare in giro 3-4 volte a settimana, perché stiamo parlando alla fine dell'amatore, quindi uno che va a girare una volta a settimana non è che costa così tanto di più rispetto ad andare in bici in downhill, eh? Oh, il mezzo, guarda che siamo lì. Poi la manutenzione, è vero, costa un pelino di più in cross, ma non è che stiamo parlando di cifre minchia esorbitanti. Quindi in realtà ci sono delle bici che costano più delle moto da cross. Assolutamente. Tu che giri da tanti anni comunque e fai tutte e due gli sport, no? Sì, sì, no, costa uguale. Quello che... cose mantenute sempre un po' bene. Esatto, poi se sei un Robby Borgo che spacca le gomme così. Robby non apre niente, non più tasselli, sono tutti rotti. Che? Esatto, sta dicendo giusto. Ce li ha tutti totto nel ce petto. Ce li ho tutti io qui nel petto, ragazzi. Allora, facciamo una partenza. Con ciò vuol dire che cascasse il mondo, io devo entrare per primo. Bastardo Robby! Ha chiuso, no! Cascasse il mondo, io devo entrare per primo. Incrociamo! Hai tirato tre proiettilate anche sulle palle. Che male! Ragazzi, oh, rischio! Che c'è? Roba interna, ma
all'esterno, godiamoci. Attenzione, provo a chiudere. Porca p***a, ma fa culo la B. Oh, che male. Ma siamo matti, figa, ma che cazzo di testa che tira. Aia, aia. Minchia, hai tirato due sassate sullo sterno qua, oh. Allora, un minuto di silenzio per il petto di Toto, che è ancora un po' dolorante. Quindi, tra i vari costi, ragazzi, aggiungete sempre qualche euro per le sassate che vi prendete, che vi fanno perdere l'autostima. Adesso, ultima spesa della giornata, ragazzi. Spesa d'obbligo dopo aver girato gelatino. Io non lo mangio il gelato. E devi rovinare anche questa scena. Cioccolato fondente e ricotta ai fichi. I polli non sanno che nella coppetta c'è più gelato che sul cono. Non ci crede. Tutte le volte che andate a prendere il gelato pagate in preda. Vi aspetto. Allora, traiamo un po' le conclusioni di questa giornata. Ho, diciamo, riassunto un po' le spese in tre macro categorie. Le spese per iniziare a far cross, le spese giornaliere, che si affrontano tutte le volte che si va a far cross, e le spese una tantum. Chiariamo subito che tutti i valori che vi dirò, ragazzi, sono indicativi. Questo è per dare l'indicazione a chi magari di voi è interessato ad andare a far cross quanto può costare. Ma partiamo con le spese per iniziare. Diciamo che una moto usata spendiamo dai 2000 euro in su indicativamente. La licenza poi FMI Sport costa 140-150 euro. Un carrello, partiamo da una base di 600 euro. E poi tutta l'attrezzatura, quindi casco, protezioni, completo eccetera, che io ho indicato con un valore di 500 euro. Quindi diciamo che di partenza, per iniziare a far cross, bisogna spendere una cifra di circa di 3.250 euro. È indicativa, ragazzi, puoi spendere di più, ma si può spendere anche di meno. Ma adesso voi direte, sì, ma costa molto di più andare a girare. In realtà no, ragazzi, perché nelle spese giornaliere alla fine c'è la benza della moto, che sono 20 euro. L'ingresso alla pista, che 25 euro abbiamo speso oggi, ma può essere 30 euro. Comunque teniamo una media di 25 euro. Il grasso catena, che io ho stanziato 10 euro, ma ragazzi, in realtà è la bomboletta che costa 10 euro, ma la bomboletta vi dura più di una volta, vi dura magari 3-4 uscite. Il pranzo, deve portarlo al sacco. Poi, ragazzi, fondamentale, gelato offerto sempre dal buon Matsu. Tutte le volte che si fa far cross si spende dai 60 ai 70 euro, ecco. E quando andate a girare in un bike park, magari il giornaliero vi costa 30-35 euro, anche lì avete il pranzo eccetera eccetera, quindi in realtà non costa molto di più. Forse la parte che può costicchiare un pelo di più sono quelle spese che ho classificato come spese una tantum, dove appunto nella manutenzione ovviamente la moto costa un pelino di più della bici. Vanno cambiate le gomme, il cambio dell'olio ogni 10 ore, ma si tira un po' di più. I filtri, che dovete magari comprarvene qualcuno in più da tenere di scorta, e l'olio filtro eccetera, robe del genere. Qui non ho quantificato dei prezzi, sono spese che affrontate quando servono, che anche lì però è come andare in bici, rompete il freno, ragazzi, dovete tirare fuori i soldi del freno. Questo video spero sia stato utile a un po' di persone che magari vogliono avvicinarsi al mondo delle moto. Vi consiglio di provare a far cross perché è uno sport anche molto simile alla bici, soprattutto variare, cambiare ogni tanto la propria disciplina magari a cui si è abituato per cercare nuovi stimoli, fa un sacco bene. Niente, ragazzi, io spero che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Lasciate sempre un like, che è sempre apprezzatissimo. Iscrivetevi soprattutto, che anche questo è gratis, ve lo dico sempre, ma vi romperò le balle all'infinito. Noi ci vediamo al prossimo video. Bici, moto, qualsiasi altro sport, vedremo. Bella.